dopo 2 anni di stop forzato causa pandemia, ritorna finalmente l'appuntamento con la Messina Marathon con un nuovo main sponsor. È il segno della rinascita. Sì, sì, esattamente. Il nostro title sponsor Fontalba, che come imprenditore della città ha creduto nella rinascita della città, come gli altri sponsor, come il Fenapi, Caffè Barbera, Hard Discount e tutti gli altri che non nomino ma potrete vedere tranquillamente, ci hanno creduto nella rinascita della città. La Maratona di Messina dopo 2 anni è il momento, arriva in un momento importante, perché è il momento di cambiamento, di rinascita a tutti i livelli, e quindi è un evento simbolico, e questo evento simbolico appunto è stato preso a cuore da questi nostri sponsor che ci sostengono e credono in quanto imprenditori alla possibilità di rinascere. E noi come sportivi abbiamo questo percorso, lo sportivo, io da ex sportivo, da allenatore e da una squadra che seguo, e sia come presidente sia come allenatore, l'atleta passa dei momenti brutti. Abbiamo fatto l'esempio di Tamberi ed è quello che ci vuole, che dobbiamo seguire, cioè dal fatto che da un mese alle Olimpiadi di Rio de Janeiro si è fratturata la caviglia e dopo 5 anni ha vinto le Olimpiadi. Quello è l'atleta, quello siamo noi, questo è l'impresa, questa è l'impresa, e quindi la Maratona di Messina dopo 2 anni rinasce proprio come rinasce dalle sue ceneri. Sappiamo benissimo che non ci sono grandi numeri, ma non è questo che fa diciamo la differenza. La differenza la fa la ripartenza. E non abbiamo grossi numeri pure perché ci siamo incastonati in un periodo difficile, ma se avessimo mantenuto la seconda settimana di gennaio forse quest'anno non l'avremmo potuta fare. Abbiamo stabilito di stare a fine diciamo stato di emergenza, che è il 31 marzo, proprio per essere sicuri di poterla fare. Dal prossimo anno ci ricollocheremo nella seconda domenica di gennaio, che è la sua sede naturale, anche perché si punta a un turismo destagionalizzato, è la prima gara dell'anno, quindi da un punto di vista tecnico quella è una data molto molto buona. E quest'anno è stata così, quindi abbiamo dovuto scegliere il male minore e ci siamo incastrati in una data con tante altre gare. In più c'è l'evento guerra, che sembra è una situazione che condiziona pure, quindi non è facile, ma come non è facile tutta la vita per tante persone, noi dobbiamo dare un esempio. E l'esempio era quello della ripartenza, rinascere dalle nostre ceneri. Quindi sappiamo che non ci sono grossi numeri come atleti, ma non è tanto quello. Sappiamo che la Maratona di New York, quando nacque, c'erano 40 atleti, 30-40 mi pare. A noi non interessa questo, interessa ripartire. E da un punto di vista proprio del simbolo, della ripartenza, della città che deve rinascere. Sappiamo che coinvolgiamo in tutto questo tutte le parti della città, coinvolgiamo il comune in tutti i suoi dipartimenti, coinvolgiamo tante istituzioni, è l'evento, uno degli eventi più grossi della città, anche se i numeri degli atleti non sono tanti, ma questo non è, ripeto, il problema fondamentale, era ripartire, poi ricresceremo di nuovo nel tempo. Questo è stata la nostra sfida che stiamo portando a termine. Maratona da 42 km, mezza maratona, Shakespeare Run da 10 km e mezzo, con l'auspicio di poter tornare presto ad allargare gli orizzonti relativamente al percorso cittadino. Sì, il nostro obiettivo è ritornare a un circuito un po' più aperto, più lungo. Non è facile, ci sono molti vincoli da un punto di vista della sicurezza e della safety, proprio con la circolare Gabrielli e tante altre vincoli di legge per la sicurezza, proprio che non è facile trovare un percorso adatto. Vedremo il prossimo anno trovare un circuito, magari con le nuove strade che si stanno aprendo in città, con la via Don Blasco, chi lo sa, tornare di nuovo sul lungomare. Stiamo valutando, quest'anno questo era quello che potevamo fare, stando il periodo, considerando il periodo e considerando tante altre situazioni, questo era quello che potevamo fare, però ci siamo, questo era l'obiettivo di quest'anno, ripartire.
ed è molto importante anche la partecipazione di tanti atleti disabili in collaborazione con la FISDIR. Sì, la FISDIR, una federazione che si occupa dei disabili relazionali, quest'anno è con noi a titolo non tanto come gara da un punto di vista agonistico, dove però che stiamo programmando per il prossimo anno già, però come anche lì, come esempio, come simbolo, come partecipazione, come inizio, dobbiamo dare uno stimolo pure a questo mondo che, come diceva Francesco Giorgio, è molto ancora non si è sviluppato, pur essendoci purtroppo molti disabili. Quindi noi dobbiamo dare uno stimolo a far uscire questi ragazzi, far capire che c'è il mondo dello sport che gli potrà dare uno stimolo, un'occasione, un modo per uscire da tante situazioni e possa essere soddisfacente a livello individuale per ognuno di loro. Quindi quest'anno abbiamo deciso di essere vicino, come sempre, però quest'anno in modo più forte. Dal prossimo anno ci saranno le gare agonistiche, speriamo, ecco, stiamo lavorando per quello, con la FISDIR. Volevamo ringraziare, scusando, tutti il comune, il commissario e tutti quelli che ci stanno dando una mano. Perché, ripeto, non è una gara facile. È una gara che se c'è o un atleta o 2000 atleti, da un punto di vista della sicurezza ci sono dei numeri da rispettare. Abbiamo circa 80 persone su strada, coordinate da Massimiliano Minutoli, e circa una 40-50 persone nell'entourage nostro. Quindi è un evento importante, è un evento grosso della città, quest'anno non supportato da grossi numeri, ma non è questo quello che è importante, ma è importante la ripartenza, il simbolo che rappresenta il simbolo della ripartenza. Questa era la cosa più importante per noi. E diamo l'appuntamento per domenica ad atleti, ma anche ad appassionati e semplici cittadini. Sì, diciamo al solito, viviamo la città, venite a vederci, venite a vedere gli atleti, state lungo i marciapiedi, li vedete correre, li vedrete soffrire, li vedete sudare, e quella è la cosa più importante, che ci sia pure un pubblico che cammini a piedi, che lasci la macchina a casa, si faccia una passeggiata e viva lo sport anche in questo modo, passeggiando e vedendo e godendo della città, ecco.